stiamo attenti, ma vogliamo goderci la vita. Veniamo da un periodo duro. Macron lo sa e non vuole rischiare alle elezioni. Se chiudesse ci sarebbe la rivoluzione. Ma io mi sento al sicuro, non ho paura del Covid. Qui viviamo normalmente. In Italia non è così e chi se ne importa? Siamo tutti vaccinati e prima di venire qui abbiamo anche fatto un test per essere sicuri di non contagiare nessuno. È importante. E qui il Green Pass serve anche per sedersi all'esterno. Non ci sono limiti di numero di persone ai tavoli e credo siano misure sufficienti. In Francia, in poche settimane, i contagi da Covid sono quintuplicati, fino a 60.000 ogni giorno, il 10% circa da variante Omicron, soprattutto a Parigi. Ma il governo soltanto adesso inizia a valutare nuove restrizioni tra Natale e Capodanno. Mancano medici e infermieri e quindi abbiamo un numero ridotto di posti letto. Parliamo del 15% in meno in tutto il paese. Guarda, questa parte per esempio è tutta chiusa. Qui invece siamo in terapia intensiva. Nello stesso reparto mischiamo i pazienti Covid con gli altri. In questa stanza c'è un caso molto grave. E non è un problema che siano così vicini? All'inizio pensavamo di sì, ma ora abbiamo capito che non lo è affatto. Su 5-6.000 letti in tutta la Francia, ora circa 3.000 sono occupati da pazienti Covid, oltre il 50%. Se dovessero salire ancora, potrebbe essere un problema. E in effetti con l'arrivo di Omicron può succedere. Ma è un numero altissimo. In Italia siamo al 10% e per Natale ci saranno nuove restrizioni. Il problema è che la gente è stanca. Quasi tutti sono vaccinati e non accettano più imposizioni. E poi l'80% dei nostri ricoverati sono persone non vaccinate. Da gennaio potrebbe entrare in vigore un nuovo pass, riservato solo ai vaccinati, che in Francia sono il 72% della popolazione totale. Marc Tamblache è un epidemiologo molto conosciuto in Francia. Per lui il pass è completamente inutile. Agli anziani e alle persone fragili vanno fatte le dosi booster, ma per tutti gli altri non servono. La circolazione del virus nella popolazione giovane non importa. Anzi, se non lasci che si contagino, non crei immunità e avrai lo stesso problema con le prossime ondate. E secondo lei perché in Italia abbiamo un approccio diverso? Perché siete spaventati. Avete subito un trauma e ci sarebbe un costo politico enorme a comportarsi diversamente. In Francia, per esempio, quasi nessuno vuole più mettere le mascherine ai bambini. Quindi, secondo lei, se i bambini non vaccinati diffondono il contagio, non fa nulla? No, visto che a casa sono tutti vaccinati. Un amico che ha fatto 3 vaccini è finito all'ospedale. Ti pare che sia efficace? Io ho fatto 2 dosi, ma è sbagliato renderlo obbligatorio. È un fatto di libertà, di democrazia. Il vaccino obbligatorio. Lo sa che per entrare in Italia adesso dovrebbe mostrare un test negativo? Davvero? E allora non ci andrò. E per me è la terza dose. Se l'obbligo serve a mettere tutti al sicuro va benissimo. Chi non l'accetta non capisce che l'alternativa è vivere di restrizioni. Il vaccino obbligatorio? Certo, senza finiremmo tutti in ospedale, quindi assolutamente sì. Qui facciamo Pfizer e Moderna, ogni giorno 2.000 persone circa. Credo che il vaccino obbligatorio sia giusto, basta guardare le terapie intensive che sono piene di persone non vaccinate. E la verità! Sabato pomeriggio, nella piazza Novax di Parigi, sul palco c'è François Philippot, leader sovranista ed ex braccio destro e stratega di Marine Le Pen. Napoleone? Sì, esatto, Napoleone. Ma Napoleone era un imperatore. Avrebbe messo il Green Pass o anche peggio. No, no, gli inglesi erano l'oligarchia, lui era la resistenza. E lei come curerebbe il Covid? Con la medicina cinese, le piante, l'agopuntura. L'ho detto anche Xi Jinping. Ho 79 anni. Non ha paura del Covid? No, passeggio, mangio bene e sono immune. Enrique Casalino è a capo delle medicine d'urgenza di tutta l'area nord della regione di Parigi. Il sistema ospedaliero è in crisi profonda. Servono misure molto più restrittive. Anche la mascherina all'esterno, vaccinati o meno.
Io sono un medico, vedo le persone che muoiono e la famiglia che soffre con loro. Se l'ospedale è saturo di pazienti Covid, vuol dire che ci sono pochi letti per tutte le altre patologie. Così è l'intero sistema che sta fallendo. L'Italia ha introdotto i test alle frontiere, Macron ha detto che non sono necessari. Chi è che sbaglia? Il tampone non è efficace. Posso essere negativo oggi e positivo tra 10 giorni, una volta entrato. E poi i test non è detto che rilevino Omicron. Servirebbe un molecolare, ma non è quello che viene richiesto. È un gioco politico. Ognuno deve poter dire di aver fatto qualcosa. Ai politici francesi dico, avete paura di fare scelte impopolari, ma sarà peggio farle quando i morti cresceranno. Dopo Natale saranno costretti a quelle scelte e dovranno spiegarlo alla popolazione.